Buongiorno a tutti e benvenuti da PS Scrap. Nel video di oggi vi spiegherò come realizzare una busta spessorata con chiusura in spago. Per farla ho utilizzato le carte di La Nuit est Belle, set digitale di Meme Clou, stampato su carta martellata bianca da 200 g di carta in dispensa. Prendiamo un foglio di 26,8 cm x 13,5 cm e pieghiamo a 20 e a 20,8 cm. Prendiamo poi un pezzo da 13,5 x 4,8 cm e due pezzi da 16 x 4,8 cm che piegheremo a 2 e a 2,8 cm. Arrotondiamo gli angoli del foglio più grande e rifiliamo i bordi dei fogli più piccoli. Prendiamo poi un pezzo da 13,5 x 16 cm e segniamo una linea a 2 cm per ogni lato. Con l'aiuto di un punch e di un taglierino rifiliamo il bordo. Facciamo la stessa cosa con i fogli colorati. Il primo misurerà 5 x 12,5 cm, a questo arrotondiamo gli angoli, mentre l'altro misurerà 12,5 x 15 cm. Su quest'ultimo segniamo la linea a 1,5 cm per lato. Con l'aiuto del punch e del taglierino rifiliamo il bordo come con il foglio precedente. Incolliamo i fogli colorati come in video. Con matita e righello segniamo esattamente la metà dell'uno e dell'altro foglio. Con la croppa dial poi facciamo un foro su due tondini realizzati con un punch. Facciamo i due fori sui fogli colorati, aggiungiamo i tondini e con l'aiuto della croppa dial inseriamo un occhiello. Incolliamo i singoli pezzi e assembliamo la nostra busta.
Prendiamo poi uno spago o un filo da cucito, io l'ho scelto bianco, e assembliamolo come in video. Pronta la nostra busta spessorata con la chiusura a spago, un po' diversa dal solito. Vi aspetto per altri video sul mio canale. A presto!